Se hai bisogno di scaricare l'immagine ISO di Windows 11, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo proprio come scaricare l'immagine ISO che contiene la procedura di installazione di Windows 11. Vedremo come farlo tramite un link di download diretto oppure utilizzando il sito di Microsoft o ancora forniremo i link ai download tramite BitTorrent da utilizzare in caso il sito di Microsoft non funzioni correttamente. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, la prima cosa da fare per scaricare l'immagine ISO di Windows 11 è collegarsi a questo indirizzo turbolab.it/3281. Troveremo così il nostro articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con tutti i link per scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Ok, in particolare per prima cosa vogliamo scorrere qua verso il basso fino a raggiungere questo collegamento, ovvero scarica Windows 11 ISO versione RTM finale. Facciamo clic su questo collegamento ed ecco qua, è partito immediatamente il download dell'immagine ISO di Windows 11. Una volta che il download sarà terminato, potremo aprire chiaramente la nostra cartella dei download ed eccola qua, il nostro file ISO scaricato. Nel caso questo link diretto smettesse di funzionare, abbiamo comunque a disposizione alcune alternative che permettono di ottenere lo stesso medesimo file. Torniamo quindi qui su turbolab.it/3281 e scorriamo un po' verso il basso. In particolare raggiungiamo questo paragrafo Windows 11 ISO download tramite sito Microsoft. Da qui abbiamo inserito un link che, se apriamo in una nuova scheda, eccolo qua, ci porta alla pagina ufficiale di Microsoft dalla quale possiamo scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Da qui in particolare vogliamo scorrere verso il basso fino a raggiungere questa sezione, download dell'immagine del disco ISO di Windows 11. Per prima cosa quello che vogliamo selezionare da questo menu è chiaramente il nostro Windows 11 e poi cliccare scarica. La pagina scorre un pochino e dobbiamo quindi raggiungere questa seconda sezione. Seleziona la lingua del prodotto. Da questo menu vogliamo chiaramente scegliere l'italiano, eccola qua, e poi confermare ancora cliccando conferma. La pagina scorre ancora un pochetto verso il basso fino a mostrarci questo pulsantone Windows 11 italiano 64 bit download. Se ora clicchiamo su questo collegamento, il risultato è analogo a prima, avvieremo il download dell'immagine ISO di Windows 11. Se però nemmeno così funziona, abbiamo a disposizione ancora un'altra alternativa. In particolare possiamo scaricare lo stesso file anche dalla rete BitTorrent. Per poterlo fare però abbiamo prima bisogno di installare un client BitTorrent. Se già non l'hai installato, ti rimando al mio video che ho pubblicato qualche tempo fa con tutte le indicazioni passo passo per installare il client BitTorrent e renderlo funzionante. Una volta che hai installato il tuo client BitTorrent, puoi tornare qui sul nostro articolo sempre 3281, scendere un po' verso il basso ed eccolo qua, il link da seguire è questo qui, Windows 11 ISO BitTorrent. Una volta cliccato ci verrà chiesto di confermare la volontà di aprire questo collegamento con il nostro client BitTorrent, eccolo qua, clicchiamo apri e a questo punto partirà il nostro client BitTorrent. Confermiamo cliccando ok ed ecco che il nostro Windows 11 verrà accodato all'interno dei download del nostro client BitTorrent che inizierà così lo scaricamento del file. Se però ancora non sei riuscito a scaricare l'immagine ISO di Windows 11 seguendo nessuna delle modalità che ti ho appena indicato, c'è ancora un'altra possibilità, ovvero utilizzare il Media Creation Tool che puoi scaricare sempre da turbolab.it/3281. Eccolo qua il collegamento Media Creation Tool Windows 11. Una volta seguito questo link ti scaricherà un programmino dedicato che ti permetterà di scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Quindi una volta scaricato il nostro Media Creation Tool, eccolo qua, possiamo aprire il programma e si presenterà con una schermata simile a questa. Al primissimo passaggio vengono presentate le condizioni di licenza, limitiamoci a cliccare accetta. Arrivati a questa pagina abbiamo la possibilità di scegliere la lingua e l'edizione. Ora per impostazioni predefinita viene spuntata questa casella usa le opzioni consigliate per questo PC che generalmente vanno bene perché ci propongono Windows 11 appunto in italiano. Se però queste selezioni non sono corrette possiamo togliere la spunta, andare a selezionare italiano da qua e dare un'occhiata a questo menu che sì,
contiene proprio solo la voce Windows 11, perché questo programmino è stato riciclato da Windows 10, che invece consentiva di scaricare diverse soluzioni, diverse edizioni. Comunque lasciamo le impostazioni di default, clicchiamo avanti per accedere alla pagina successiva. Da qui, per gli scopi di questo video, ci interessa selezionare file ISO in modo da scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Clicchiamo a questo punto avanti e ci verrà chiesto dove vogliamo scaricare il nostro file ISO tramite l'utility. Clicchiamo quindi salva ed ecco qua, il file inizia lo scaricamento. Una volta che avremo terminato, otterremo appunto l'immagine ISO di Windows 11. Cosa fare una volta terminato lo scaricamento del nostro file ISO con una delle modalità che abbiamo appena visto? Beh, la primissima cosa da fare è verificare gli hash, ovvero assicurarci che i bit scaricati siano uno a uno esattamente uguali e identici a quelli del file originale. In questo modo avremo la certezza e la garanzia che il file non è stato modificato mentre era in transito e quindi è ufficiale, sicuro e senza malware al 100%. Per farlo, quindi, qui dall'articolo 3281 scorriamo verso il basso fino a raggiungere questa sezione che si chiama verificare l'integrità con l'hash SHA-256, nella quale abbiamo utilizzato appunto il codice da confrontare. Se già non hai un utility che utilizzi quotidianamente per svolgere l'hash dei file, puoi seguire questo articolo per tutte le coordinate per scaricare quella che utilizziamo noi. Una nota importante: questa verifica tramite hash è possibile solo se hai utilizzato uno dei primi metodi indicati, quindi il download diretto, oppure il download tramite il sito Microsoft, oppure il download tramite rete BitTorrent. Se invece hai utilizzato Media Creation Tool, purtroppo questa verifica dell'hash non può essere svolta, proprio perché ogni volta che scarica il file, Media Creation Tool apporta delle piccolissime modifiche che cambiano dei singoli bit e quindi invalidano la verifica. D'altra parte, però, non dovrebbe essere un problema, perché da quello che ho visto Media Creation Tool svolge questa analisi di integrità automaticamente. Però, di nuovo, mi raccomando, se hai utilizzato uno dei primi metodi indicati, di svolgere proprio questo confronto dell'hash per assicurarti che il file sia integro e originale e non modificato in alcun modo. È veramente importantissimo. Bene, indipendentemente dal metodo scelto, cosa fare una volta che abbiamo ottenuto la nostra immagine ISO? Beh, la prima idea potrebbe essere quella classica, ovvero di masterizzare questa immagine ISO su di un disco DVD. Se però decidi di percorrere questa strada, fai attenzione, perché un tradizionale DVD da 4.3 GB di capacità non è sufficiente, perché l'immagine ISO che hai scaricato è di oltre 5 GB. Devi quindi scegliere un DVD di tipo DL, ovvero Dual Layer, con capacità di circa 8 GB. Qui nell'articolo ti ho lasciato il link a quelli che ho utilizzato io e con i quali mi trovo molto bene. Se hai scelto di procedere in questo modo, ti basta quindi procurarti questo DVD DL, inserirlo nel masterizzatore e poi scegliere la tua immagine di Windows 11. Eccola qua, cliccarci sopra con il pulsante destro e scegliere masterizza immagine disco per utilizzare l'utility di masterizzazione integrata in Windows 11. A questo punto io qui su questo specifico PC non ho attualmente collegato il masterizzatore, però basterebbe cliccare masterizza per completare l'operazione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella invece di trasferire la procedura di installazione di Windows 11 su una chiavetta USB. Ho mostrato tutta la procedura passo per passo in quest'altra video guida che ho pubblicato qualche tempo fa. Una volta che hai ottenuto il tuo supporto, indipendentemente che si tratti di un DVD oppure di una chiavetta USB, puoi utilizzarla per installare il sistema operativo oppure reinstallarlo sul tuo PC. Di nuovo fai riferimento al video dedicato all'installazione per la guida passo passo. Bene, da Zani di Turbla.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di farmelo sapere cliccando sul pollicione mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Windows, Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!